Al lavoro per l'alternativa. Questo è lo slogan della Festa Unità Marche 2024, iniziata ieri 28 settembre in località Baia Flaminia di Pesaro e che proseguirà fino a domenica 1 settembre a Campo di Marte. L'evento sarà il trampolino di lancio per la campagna di riconquista della regione del PD con l'obiettivo di restituire ai cittadini un governo capace di rispondere ai loro bisogni. Un appuntamento fondamentale per noi del Partito Democratico delle Marche, in quanto lo abbiamo pensato come una chiamata a raccolta di tutta la nostra comunità democratica, con grandi ospiti, con ospiti anche esterni, rappresentanti delle associazioni di categoria, del sindacato, del terzo settore. Ci metteremo in ascolto della società civile insieme a tutti i nostri segretari di circolo, segretari provinciali, amministratori, rappresentanti regionali, nazionali, dell'Europarlamento. Insomma, vogliamo ripartire da qui, da Pesaro, per costruire un progetto di alternativa a questo governo Acquaroli che sta minando il nostro diritto alla salute, i principali servizi pubblici, il lavoro, le speranze per i giovani, le opportunità per le donne. Alla festa 23 i dibattiti previsti con la partecipazione di 66 ospiti e 18 intervistatori dedicati a temi di primaria importanza per il futuro della Regione Marche e del Paese. C'è immediatamente una cosa istituzionale che è il referendum sull'autonomia, però prima ancora che il referendum sull'autonomia secondo me c'è un tema che si chiama ceto medio, gli stipendi, la gente non ce la fa più arrivare alla fine del mese, c'è un problema di spese per chi va a scuola, per chi va a lavorare, per chi era abituato con uno stipendio normale a vivere e che oggi invece fa fatica. 10 anni fa noi facevamo gli 80 euro, è un altro mondo, oggi gli 80 euro non basterebbero con l'inflazione che c'è, ci vorrebbe almeno 160 euro per il ceto medio, la partita è quella, ceto medio. A 10 anni dalla riforma è un'occasione per fare il punto sulla situazione delle province, ma anche per parlare di riforma della governance attuale. La legge Delrio nasceva con una riforma costituzionale che prevedeva l'abolizione delle province, la riforma costituzionale Renzi purtroppo fu bocciata dal referendum costituzionale. Alla Camera e al Senato in questo momento ci sono molte proposte, alcune anche è stato avanzato, che prevedono una riforma nuova delle province intorno a 3 temi: tornare alla questione dell'elettività delle province, dare risorse alle province perché è anche una situazione ovviamente di sostenibilità economica delle funzioni e ampliare funzioni e risorse anche umane per esercitare quei nuovi compiti che devono essere svolti. Il governo Meloni fino ad ora ha rinviato a dopo l'europea la discussione sul tema. A settembre ricomincerà il lavoro delle Camere, ci aspettiamo che finalmente possa esserci una risposta rispetto a questi temi che sono molto sentiti, tra l'altro perché riguardano per esempio le strade, la viabilità, l'edilizia scolastica, temi che riguardano i cittadini, direttamente la sicurezza anche dei cittadini. Quindi siamo qui anche per fare il punto su questo.